questi li compro. Senti, ma non so se te ne sei reso conto, però è quasi un mese che stiamo insieme e non abbiamo ancora... Te l'ho già detto, Joe. Non voglio che siano strade solo sesso. Ma cazzate! Qua c'è qualcosa sotto che non mi vuoi dire. Oh, 85 oggi, eh? Ma come cazzo fai? Fammi vedere. Non ci credi? Guarda. Ma se vuoi possiamo andare a cena fuori. Tocca. Oh, guarda che l'altro giorno, da Donatello, è sceso dal piedistallo per far posto a me. Mi sembra che ultimamente lo stai guardando un po' troppo. Ma invece non sarà mica che... Che cosa? Ah, beh, non lo butterei mica via. Che sei geloso? No, realista. Ma triste dei sogni imparare che i sogni non sono realtà. No, la maglietta no. E perché? Ho paura di un tuo rifiuto se mi vedi nudo. Che è successo? Che è successo? Che cazzo è questo? Allora? Ma che diavolo? Sarà uno scherzo, io uno scherzo! Uno scherzo! La nostra storia è uno scherzo, un fottuto scherzo del cazzo! Te lo giuro, Paolo, io non ne so niente, te lo giuro! Ti scopri, lui è il compare stavo di merda, non è vero? Sparisci dalla mia vita! Thank you.
avresti dovuto vedere la scena. Sembrava la fotocopia di una telenovela americana. Prima l'ha abbracciato forte, forte, forte. Poi l'ha baciato ed è scappato via. Che coglione. Però Paolo non gli ha dato tanta corda, eh. Sì, è un po' scosso, ma la cosa non mi preoccupa più di tanto. Invece fai molto male a non preoccuparti. Luigi, quei due si amano. È il fatto che Giovanni mi abbia lasciato soltanto l'inizio. Senti, ci abbiamo messo così tanto a far credere a Paolo che tu e Giovanni trombavate che non sarà certo un miau miau a far tornare indietro le cose, no? Poi Paolo gli ha detto di no. Aspetta un po' e vedrai che anche quell'altro coglione è tornato. Oh! Attenta a come parli, eh? Va bene, scusa, chiamalo come ti pare. Sta di fatto che tornerà. Vabbè, sarà come dici tu. Comunque io non sono per niente fiero di quello che abbiamo fatto. Adesso ti fai prendere anche dai sensi di colpa. Guarda che è stata un'idea geniale quella di mandare l'SMS dal cellulare di Giovanni per errore a quello di Paolo. Non mi perdonerò mai di non aver visto la faccia che ha fatto il mio Moruccio. Ha visto il messaggio. No, ma mio, perché? E poi alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo, no? Cazzo. Bastardi schifosi. Paolo, non è come sembra. Ti posso spiegare? Spiega questo pezzo di merda. No, no, aspetta. Ti giuro, io non c'entro. Ti amo. Ti amo anch'io. Coglione. Che stupido, perché non ci ho pensato prima? Hai espresso il desiderio. Ne sento pure la voce. Sono qui. Ho scoperto Luigi e Diego mentre parlavano del finto messaggio che hanno mandato sul mio cellulare. Adesso non mi importa. Voglio solo dimenticare. E ricominciare. Insieme. Sì. Ricominciare. Insieme. Amo tutto di te. Tutto. Avevo è solo un vuoto ormai, cerco in